Avvenne il 25 aprile del 1945. Sandro Pertini, a Milano, si rivolse alla piazza gridando: «Cittadini lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine, come a Genova e Torino. Ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire». A Spino d'Adda, la Brigata del Popolo si unì alla Brigata Partigiana Garibaldi e insieme a loro altri patrioti che volevano prendere parte all'insurrezione. L'esercito tedesco raggruppava intanto le proprie divisioni, costituendo imponenti colonne e iniziava la ritirata verso la Germania. Ma la guerra non era ancora formalmente finita. Prima del 25 aprile, la resistenza si espresse in forma non violenta e in forma armata. La prima la fecero i militari fuggiti dalle caserme, gli ebrei, gli antifascisti che sfuggivano alla cattura da parte dei nazisti e dei repubblichini. La resistenza non violenta la fecero persone comuni che offrirono aiuto disinteressato a chi era in pericolo. Promotore spinese fu il parroco Don Giovanni Quaini. La resistenza armata fu invece quella dei partigiani. Tra i promotori nella nostra zona si distinsero Franco Spinelli, i suoi fratelli Nino e Giovanni, con azioni di sabotaggio, recuperando armi e organizzando renitenti e ricercati. Un'altra figura importante fu quella del tenente Claudio Necchi, che operò come infiltrato in reparti della Repubblica Sociale, dando informazioni sulla repressione nazifascista. Dopoché, nell'estate 1944, Spinelli dovette fuggire in Val d'Ossola, il tenente Necchi assunse il comando delle brigate nelle fasi finali della resistenza. In tutto il nord Italia viene diramato ai partigiani e ai volontari della libertà l'ordine di agire e così anche a Spino l'azione si intensifica. 21 aprile, sabato. Il comandante Necchi dirama l'ordine di passare all'azione. In casa parrocchiale viene insediato il comando e ci resterà fino a guerra finita. 22 aprile, domenica. Le squadre di Spino fanno gli ultimi preparativi e si organizzano per le azioni imminenti. I comandanti Agosti e Rinzaghi fissano i compiti ai capi squadra. 23 aprile, lunedì. Vengono istituiti posti di blocco sulle strade. Si effettuano i primi fermi. 25 aprile, mercoledì. Al mattino vengono fermate e fatte prigioniere due pattuglie tedesche. Verso sera una consistente colonna tedesca diretta verso Crema viene fermata e i militari vengono rinchiusi nel cinema parrocchiale. 26 aprile, giovedì. Vengono rinforzati i posti di blocco. Nei boschi dell'Adda viene effettuata un'azione militare contro una pattuglia tedesca che voleva minare il ponte. Al termine i tedeschi si arrendono. Nel frattempo il cinema parrocchiale è diventato insufficiente per il gran numero di prigionieri. 27 aprile, venerdì. L'esercito tedesco, ormai consapevole dell'esito del conflitto, raduna i suoi reparti formando imponenti colonne di uomini e mezzi, con l'obiettivo di rientrare in Germania attraverso l'Austria. Uno di questi lunghi convogli transita da Paullo per poi passare da Zero. Dall'alto del campanile il parroco e un ragazzo contano i mezzi. Sono diverse centinaia. Una parte del convoglio però preferisce dirigersi verso Spino. I combattenti di Spino, che nel frattempo sono aumentati per l'aggiunta di nuovi volontari, sono dislocati in vari punti della zona. Verso le 12:30 passa in paese un'autovettura che fa da staffetta per preavvisare del passaggio della colonna. Con un altoparlante si avvisano i cittadini dell'imminente arrivo e li si invita a non fare azioni ostili e ad esporre drappi bianchi. I primi combattenti si appostano alla Cascina Bassa e all'Isola Paolina. Non valutando la consistenza del convoglio tedesco, parte una scarica di colpi. Alcuni dei militari tedeschi rimangono feriti e uno muore.
Immediata scatta la rappresaglia. Mentre una parte della colonna prosegue verso il paese, alcuni reparti si dirigono verso il luogo da dove erano partiti i colpi. In Cascina i tedeschi sparano raffiche di mitra e vengono uccisi Prassede Cantaluppi e Agostino Romanò, entrambi legati ai gruppi combattenti. Aggregati alla colonna tedesca ci sono anche fascisti repubblichini. Un gruppo di questi fa irruzione alla casa dell'Isola Paolina, dove abita la famiglia Chiesa. Con ferocia qualcuno urla: «Tutti fuori, faccia al muro!» Tutti escono. Sono attimi di grande paura, soprattutto dopo aver sentito sparare nella vicina Cascina. Il giovane Luigi Chiesa cerca di fuggire, costeggiando per un breve tratto la Roggia Villana, e vi si butta per attraversarla. Un milite, scorgendolo, gli scarica una raffica di mitra. Un proiettile lo raggiunge al cuore. Quando viene recuperato dagli abitanti della Cascina, è ormai morto. La testa del convoglio tedesco riprende a muoversi verso il centro del paese. All'altezza della Cascina Carabella, all'angolo tra la via Milano e la via Vittoria, scatta un altro conflitto a fuoco. Dall'ultimo piano della Cascina partono raffiche verso i tedeschi. La colonna si ferma, scatta la rappresaglia in tutte le direzioni e con tutta la ferocia possibile. Un rastrellamento nella Cascina Carabella porta all'uccisione di Angelo Butella e Domenico Zanoletti. Verranno ritrovati solo nel tardo pomeriggio, crivellati di colpi in una vasca per la pigiatura del vino. Nel frattempo, una pattuglia di soldati tedeschi costringe gli abitanti della Carabella a uscire e a mettersi al muro con le braccia alzate. Dei fascisti che accompagnavano i tedeschi del convoglio hanno liberato i loro camerati prigionieri nel cinema parrocchiale e hanno catturato abitanti del paese per servirsene come ostaggi. In questa operazione, il dottor Franco Ortuani, medico condotto del paese, viene costretto a farsi carico del raggruppamento degli ostaggi, pena la fucilazione per chi si fosse opposto. Un gruppo di soldati tedeschi sulla via Vittoria, all'altezza della ferramenta, uccide l'anziano Francesco Baroni. Il suo corpo resterà disteso nella via sino a pomeriggio inoltrato, quando dei volontari, su ordine del parroco Don Giovanni Quaini, passeranno a raccogliere le vittime. I combattenti cercano di nascondersi dove possono. Uno di questi, Ferla, di Nosadello, nome di battaglia Garibaldi, per sfuggire chiede rifugio a Don Quaini in casa parrocchiale. Qualche minuto dopo i tedeschi fanno irruzione e trovano il parroco seduto alla sua scrivania. Forse per il rispetto dell'abito non lo fanno alzare ed escono. Nascosto sotto la scrivania c'era proprio il partigiano Ferla. Se fossero stati scoperti, sarebbe stata la fine per tutti e due. Un altro gruppo di tedeschi si spinge verso la fine della via per Lodi. Sul lato destro vi è un gruppo di case chiamato la Baia del Re. In uno degli appartamenti, Dora sta preparandosi per andare a messa. Con lei si trovano il cognato Alfredo Bassani e il vicino, Agostino Soldati. All'improvviso irrompono dei tedeschi che sparano sui due uomini. Agostino muore sul colpo. Nella piazzetta in centro al paese c'è il bar Barca. Sulla sua destra abita la famiglia Bruschi, il cui capo famiglia è direttore dell'agenzia di Spino della Banca Provinciale Lombarda. Nel primo pomeriggio, sentito l'avviso della vettura con l'altoparlante, ha chiuso l'ufficio ed è corso a casa per stare vicino alla famiglia. Atroce destino. Mario Bruschi è appena arrivato in casa quando i tedeschi fanno saltare il portoncino della sua abitazione. Entrano e a forza lo conducono fuori. Il figlio Gianfranco lo segue, mentre la moglie, spinta da un tedesco,
perde la presa del figlio Pier Giorgio, di 2 mesi. Nella caduta il bimbo batte violentemente la testa e morirà pochi mesi dopo. Appena fuori dall'uscio di casa, un tedesco mette al muro Mario e con freddezza gli spara un colpo alla testa sotto gli occhi del figlio Gianfranco. Per diverso tempo resteranno le macchie di sangue sul muro della loro casa. All'inizio di via Pandino si trova il negozio delle tabacchere, le cui titolari sono le sorelle Maiocchi. Lì, chi ha la tessera annonaria può comprare sigarette e tabacco. Proprio mentre si innesca tutta l'azione di rappresaglia, c'è una fila di persone in attesa davanti al negozio. L'azione dei tedeschi è fulminea. Al loro arrivo, Giacomo Dossena, preso dalla paura, tenta di scavalcare il cancello della casa del dottor Ortuani. Viene colpito a morte alla schiena. Un altro spinese, Ambrogio Bellanda, anche lui in fila per le sigarette, cerca di fuggire, ma viene colpito e cade all'angolo con la piazza della chiesa. L'obiettivo della rappresaglia sembra raggiunto, ma la colonna non si mette in movimento. Passano ancora alcune ore. In questi momenti drammatici, Don Quaini è infaticabile. Passa a benedire le salme e a portare conforto ai familiari delle vittime. Nel tardo pomeriggio, con l'aiuto di alcuni volontari, tra i quali Fulvio Orsini, raccoglie ad uno i morti disseminati per il paese e a sera saranno tutti portati in chiesa. Mentre in paese si consuma la tragedia, le persone prese in ostaggio sono ancora schierate davanti alla carabella. Verso le ore 18 il comandante tedesco, in previsione della partenza, ne sceglie alcuni da portarsi sui camion come scudi umani. Sul primo camion salgono Saturno Fraschini, il figlio Omero, Angelo Gesi, Giuseppe Rovatti. Sul secondo Ferruccio Piacentini, Luciano Ventura, Martano Leoni, Giovanni Curti e Vittorio Boselli. La colonna parte in direzione di Rivolta d'Adda. L'obiettivo è raggiungere il Brennero e da lì, attraverso l'Austria, rientrare in Germania. La lunga colonna si avvia verso Rivolta. Non è ancora del tutto transitata dal paese che viene attaccata da aerei anglo-americani ed è costretta a fermarsi. I soldati tedeschi abbandonano momentaneamente i loro mezzi. Quelli con gli ostaggi rischiano di essere bombardati. Solo il giovane Angelo Gesi trova il coraggio di abbandonare il mezzo, saltando in una roggia e nascondendosi sotto il ponte. Ripreso il cammino, la carovana arriva in prossimità della Madonna di San Giorgio, a metà strada per Rivolta, e un ufficiale si avvicina al camion dove ci sono 4 ostaggi e li fa scendere. Il graduato si mette a dialogare con uno di loro, Omero Fraschini, che conosce la lingua tedesca. «Giù!» gli dice. «Siete liberi!» Dopo una notte passata in un fienile torneranno alle loro case. Gli ostaggi presenti invece sul secondo camion verranno liberati 21 chilometri più avanti, nei pressi di Canonica d'Adda. Nel pomeriggio, proprio mentre iniziava la rappresaglia, in chiesa era stata celebrata una funzione di ringraziamento per la fine della guerra. A distanza di poche ore la chiesa è nuovamente popolata, ma ora vi sono le bare dei 10 spinesi uccisi. A Don Quaini il difficile compito di lenire il dolore dei familiari. Spino piange i suoi morti. È sera. La storia di quel 27 aprile è scritta per sempre. I fatti del 27 aprile suscitarono grande dolore e lasciarono gli animi della popolazione sconvolti. Nella casa parrocchiale era ancora operante il comando delle squadre combattenti e nel cinema erano ancora trattenuti uomini compromessi con il regime fascista e con gli occupanti tedeschi. Tra questi, il commissario prefettizio Vito Severnini. In molte località, a conclusione dell'insurrezione,
i comandi di piazza decisero di condannare a morte i protagonisti del fascismo repubblichino. Così, anche a Spino, dove fu emanato l'ordine di condanna a morte di Severnini, che fu eseguito il 30 aprile. Il parroco si adoperò per impedire la fucilazione, ma non fu ascoltato. Impartì l'estrema benedizione e lo accompagnò con la moglie davanti al plotone di esecuzione.